Eccolo Stile Alemagna, ragazzi, rieccoci nel canale, ben ritrovati a tutti quanti ragazzi. Volevo partire subito con un bel saluto caloroso ad Archi, un bacione Archi, grazie di esserci sempre. E poi un salutone a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, siete stati in tantissimi ieri sera. Benvenuti nella community, benvenuti in squadra, spero di allietarvi e di caricarvi ogni giorno con un video sempre più scoppiettanti. E poi un ringraziamento speciale anche a tutti quelli che ogni giorno mi seguono, mi commentano e scambiano opinioni davvero d'oro. Anche con analisi ferrate sia sul calciomercato che sulle partite. Allora, partiamo subito con uno scoop bomba, ma una bomba particolare, veramente speciale, una delle stivellate mie. Veramente la possibilità che la Juve possa andare su niente poco di meno che il Kun Agüero, Sergio Agüero. Ragazzi, nelle ultime ore si sta facendo avanti questa ipotesi perché il giocatore scade a giugno e non ha ancora trovato nessun tipo di accordo sul rinnovo né per lo stipendio e né appunto per quanti anni possa rimanere ancora, dato che ha un 32enne, classe 88, e soprattutto è stato anche molto infortunato, quindi anche Guardiola ha detto ci vuole tempo per riprendersi, è fuori allenamento, sicuramente è uno che ha visto del gol, ma deve avere l'opportunità prima di poter essere liquidato, di avere un confronto con la società. Se questo non dovesse arrivare, comunque Paratici è pronto come un falco, come sappiamo, ad accaparrarselo a parametro zero, perché va in scadenza appunto a giugno di quest'altro anno, 2021, non ci sarebbe tempo per trovare un prezzo valido per il suo cartellino, quindi gli si potrebbe proporre direttamente un ingaggio senza pagare il cartellino. E per la Juve sarebbe un ottimo, favoloso sostituto, come molti hanno detto anche in dirigenza, per Paulo Dybala. Se dovesse partire Dybala, Agüero sarebbe bam, l'indiziato numero uno come sostituto perfetto, naturale, nel ruolo e nel gioco di Pirlo. Quindi questa è veramente una perla che mi ha lasciato di stucco e perché no, alla Juve potrebbe veramente far comodo, è comunque un po' attempato, 32 anni, non è il tipico giovanotto che ci aspettiamo, ma è un grandissimo attaccante che ha segnato 256 gol con il Manchester City, quindi capocannoniere storico della squadra e poi in carriera è un giocatore che ha fatto più di 400 gol. Parliamo di veramente un talento assurdo che iniziò appunto la sua carriera nel 2006 in Argentina da ragazzino, poi si spostò in Spagna all'Atletico Madrid e poi al Manchester City. Ha fatto una carriera veramente dignitosa, ha ancora tantissimi gol in cascina, un giocatore che ha sempre fatto almeno 30 gol a stagione, quindi sarebbe un ottimo, forse il miglior sostituto di Dybala. Chiaramente non prendetemi, diciamo, in contrattempo, nel senso non pensate che voglia mandare via Dybala, su questo non è nelle mie intenzioni, però la mia intenzione era quella di portare uno scoop interessante che potrebbe far gola a tantissimi tifosi e soprattutto anche alla dirigenza e a Pirlo come tecnico, dato che dovrà far fronte, nel caso in cui Dybala vada via, a un'assenza importante da colmare e quindi chiaramente potrebbe essere l'innesto ideale a livello di costi più che altro, diciamo, chiaramente ci sono fuori giocatori almeno alla sua pari, anche più giovani, forti come lui, però diciamo che il tipo di occasione che si è profilata con un parametro zero, solo ingaggio da pagare, diciamo che è veramente irrinunciabile. Ragazzi, vedremo cosa capiterà. E l'altro scoop più piccolino, ma che comunque sapete tutti, se ne sta parlando sempre in queste ore, continuamente, è quello su Milik. Il Napoli avrebbe abbassato il cartellino a 10 milioni, quindi sarebbe andato dietro un po' alla richiesta della Juve, non più i 15-18 proposti da De Laurentiis, un po' più ragionevole, il prezzo di 10 milioni. Però vediamo cosa farà la Juve. È un giocatore che può arrivare a parametro zero. Appunto da giugno, perché non a gennaio, perché adesso è ancora sotto contratto, e quindi il Napoli lo farebbe andare a 10 milioni per non perderlo poi successivamente a zero. L'ingaggio è bassissimo, cioè potremmo dare un ingaggio veramente di 4 milioni a un giocatore che ci fa da vice Morata, lo teniamo lì e potrebbe giocare la metà delle partite stagionali tranquillamente. Su 50 partite ne potrebbe fare tranquillamente 25 e ha almeno 15 gol nelle gambe, secondo me. Quindi vediamo come si concluderà questa situazione. Quindi l'attacco, diciamo, nell'attacco ci sono questi nomi che vi ho fatto: Memphis Depay, Milik, Agüero. A centrocampo li abbiamo fatti. Dopo Pogba ci sono fatti i nomi di Locatelli e De Paul, che sono i principali papabili, oltre a Camavinga, che sarebbe il sogno nel cassetto di tutti. E in difesa si sta ancora pensando cosa fare, perché si sono fatti i nomi di Diego Carlos, Palmieri, Pellegrini ritornante appunto dal prestito, Romero come centrale, quindi vediamo appunto questa situazione come si andrà di nuovo a ricompattare, ad amalgamare. Poi
poi un altro piccolo scorcio, un'analisi del pre-partita di Juve Fiorentina, perché c'è qualche cambiamento dopo la conferenza stampa di Pirlo. Abbiamo sempre il 3-4-1-2 classico, che poi è 3-4-1-2 in attacco e 4-4-2 in difesa, ma una news superlativa che mi ha fatto veramente sorridere, e sono super contento che Pirlo abbia pensato a questo piccolo cambio prima della partita, anche un po' per mescolare le carte, per disorientare Prandelli e la Fiorentina, dato che giocherà con la formazione migliore, col 3-5-2, e quindi sarà difficile sorprenderli, soprattutto perché Prandelli è uno che studia molto le grandi squadre e di solito riesce sempre a fermarle o sul pareggio addirittura a batterle. Quindi è ottimo che Pirlo abbia mescolato le carte. McKennie, trequartista a posto di Ramsey, dietro Ronaldo e Morata. Davvero un'intuizione geniale, perché è un giocatore veramente che ha caratteristiche simili a Ramsey, non ha la struttura fisica sua, ma è un incursore, è uno che si inserisce benissimo e riesce veramente a duettare bene sia con Morata che Ronaldo, con veli, passaggi in profondità, e ha una visione di gioco veramente strepitosa, oltre che a un recupero palla pazzesco. Quindi lui proprio lì, nella tre quarti, dietro scelti Bentancur e Rabiot, in modo tale che Pirlo non dovesse rinunciare a McKennie. Quindi nel ballottaggio a McKennie e Rabiot non sussiste, perché Rabiot giocherà con Bentancur a centrocampo. E poi avremo Chiesa, grandissimo ex, spero che faccia una grande partita con uno stimolo veramente importante a giocare con i suoi ex compagni, e Cuadrado. Cuadrado ritorna dal primo minuto, come dicevo ieri, confermato, quindi è un altro di quelli che ci potrà dare quello sprint in più sulla fascia destra. Peccato avere Chiesa sulla fascia sinistra, perché non è il suo piede, diciamo, migliore, però potrebbe essere utile per riaccentrarsi, dato che avremo McKennie sempre sulla linea del limite dell'area. Quindi è molto facile che possa essere anche imbeccato da Chiesa, magari che salta l'uomo e lo trova appunto tra le linee, e potrebbe veramente creare spazi non da poco. Quindi ottima lettura tattica di Pirlo. E poi in difesa, super confermata la difesa 3 dei titani De Ligt, Bonucci e Danilo. Veramente sono super contento che ci siano ancora questi tre in difesa. Stanno dimostrando di dare compattezza alla squadra, e quindi è giusto riconfermarli. Spero che continuiamo a non prendere gol. Vediamo che anche Szczęsny prenderà spunto da Buffon e non prenderà gol, come ha fatto il nostro grande Gigione, che, come hanno detto anche i miei amici di Vinti sul campo, sembra eterno, un eterno giovanotto che non smette mai di sorprenderci. E appunto, vediamo veramente, dobbiamo portare a casa i 3 punti. Sarà una Fiorentina tosta da affrontare, non guardiamo le ultime partite che ha fatto, e soprattutto soffermiamoci non alle sconfitte, quindi le partite un po' amare, ma al pareggio che ha fatto col Sassuolo. Quindi è una squadra che non molla mai, ricordiamocelo, oggi dobbiamo dare il 100% per batterli. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella d'allarme. Un bacione, un abbraccio a Stefano Magni che vuole bene. A presto, ragazzi!